La robotica è un asse di sviluppo strategico per le politiche di smart specialization e può diventare in tempi brevi un efficace volano di sviluppo. In un paese con le più alte percentuali di abbandono scolastico in Europa e una disoccupazione giovanile da record, significherebbe più posti di lavoro, più servizi, più innovazione. Nell'ottava edizione della Rob Cup aumentano le location, la partecipazione ai laboratori, le squadre in gara, i prototipi e anche i tavoli di confronto sulle emergenze del paese, a cominciare dal lavoro. La formula della Rom Cup è sempre la stessa, ma il risultato cambia in ogni edizione e sorprende tutti per numeri e qualità. Quest'anno abbiamo battuto tutti i record. Avremo oltre 3.500 studenti da tutta Italia, 102 team in gara, 50 laboratori didattici. Qui c'è vita, il futuro, innovazione della tecnologia, innovazione sociale, innovazione civica. Con questo creare una nuova forma di educazione che sia un'educazione per la vita. Con la robotica educativa gli studenti acquisiscono conoscenze, sviluppano competenze e mettono in pratica i valori fondamentali che riducono il disallineamento con il mondo del lavoro. Le aziende tecnologiche infatti hanno bisogno di investire in risorse umane. Si calcola un potenziale nel settore di quasi 1 milione di posti di lavoro. Cos'è che le aziende cercano nei giovani italiani e appunto perché Steve Jobs non è nato, o i due fondatori di Google non sono nati in Italia? Perché sarebbero ancora a fare la DIA. La protagonista dell'ottava edizione della Rom Cup è la rete multisettoriale di robotica educativa che ha animato tutti i tavoli di confronto con un dialogo serrato tra diversi interlocutori, scuole, istituzioni e aziende, atenei, centri di ricerca. Una cosa che fondamentalmente vorrei dare alle aziende sarebbe far capire l'importanza della cultura tecnica che oggi come oggi è un po' sacrificata in Italia. Allora, abbiamo bisogno di fare un salto principalmente culturale, un cambio di paradigma, e questo è necessario. Con l'inaugurazione della prima palestra dell'innovazione, Roma ha un nuovo spazio, fisico e virtuale, dedicato all'innovazione a tutto campo. Un luogo per la sperimentazione, la creatività e l'autoimprenditorialità. Il Fab Lab, costruito secondo le indicazioni del MIT's Center for Bits and Atoms, è dedicato alla fabbricazione tradizionale e digitale, animato dai nuovi artigiani, i Makers. Università e centri di ricerca lavorano su soluzioni robotiche che sempre di più si integrano con il sistema di welfare, dagli esoscheletri ai robot domestici. Secondo le previsioni dell'International Federation Robotics, entro il 2016 saranno acquistati oltre 15 milioni di robot di servizio e cresce anche la domanda di robot industriali. Le nuove tecnologie, il settore ICT e la robotica portano nuovo lavoro per i giovani. Questa è la sfida che lancia ogni anno la Rom Cup e invita le scuole a mettersi in gioco in diverse categorie. Oltre 100 team provenienti da 13 regioni italiane si sono contese anche la partecipazione ai mondiali di robotica in Brasile. Finali e cerimonia di premiazione si sono svolti nella prestigiosa cornice della sala della Protomoteca in Campidoglio.
La Rome Cup non dura solo 3 giorni, continua per 1 anno. Nelle scuole, nelle università, nei centri di ricerca, nei laboratori e ovviamente anche online, grazie a tutti i materiali che si possono condividere in rete. E continua anche grazie ai nuovi spazi fisici e virtuali, dalla palestra dell'innovazione al portale di orientamento.